presidente in tutta la città, oggi risponde a raccolta per l'evento della Fondazione Ospedalente. Ci è presente. Sì, bella, io sono felice di questa giornata di festa, di tanti sorrisi, di solidarietà. La giornata di oggi è un po' il culmine di un percorso che è iniziato da 13 giorni e che ha sostenuto la Fondazione nell'acquisto di questo importantissimo impianto che noi doneremo all'ospedale infantile. Vedere quindi questa partecipazione corale anche nella giornata di oggi mi fa piacere, credo che sia una bella cosa anche per la città, che ha un momento importante di condivisione di un progetto importante di una fondazione, se mi consentite, importante. E devo anche ringraziare la vostra associazione, la CIA, che ci ha seguito, ci segue da tantissimi anni e ancora in questa occasione ha voluto fare la sua parte. Anche attraverso il calendario 2022, direttore. Sì, questo è il quinto anno che grazie alla raccolta fondi dei nostri associati e il calendario riusciamo a dare una mano concreta economica alla Fondazione Ospedalente, che fa un grandissimo lavoro qua in Alessandria. Sempre più contenti di farlo e speriamo di continuare questa tradizione insieme all'Ospedalente. Grazie. La solidarietà è un fattore che l'agricoltura mai dimentica. Non dimentica mai la solidarietà, noi siamo vicini a Fondazione Ospedalente, come ha detto bene il direttore presidente, da più di 5 anni, è una struttura che è un'eccellenza nella provincia di Alessandria, ma ci fidi a tutto il Piemonte, lo staff, i medici, gli infermieri sono persone eccezionali, tutti assieme Forza Ospedalente.